Situato nella zona centro-orientale del Myanmar, a 875 metri sul livello del mare, il lago Inle ospita sulle sue sponde 17 villaggi popolati da etnie Inta, Shan e Pao. Il principale centro abitato è la cittadina di Myaung Swe, situata all'estremità settentrionale del lago, a cui è collegata da un lungo canale che percorriamo per inoltrarci nello specchio d'acqua. Grazie al basso livello delle acque del lago, gli abitanti della zona vivono sia nei paesi posti sulle sponde del lago, sia in caratteristici villaggi su palafitte con struttura in legno e pareti di stuoie di bambù intrecciato. Tutta la vita quotidiana si svolge di fatto in simbiosi con l'acqua e l'unico mezzo di locomozione utilizzato è la barca. L'ambiente naturale del lago offre una grande ricchezza di risorse. La pesca, praticata con le caratteristiche reti a forma conica, è sicuramente una delle principali attività economiche. Un esempio di sfruttamento delle risorse naturali del lago è dato dalla raccolta delle alghe. Serviranno in parte per l'alimentazione degli animali domestici e in gran parte verranno utilizzate per la costruzione dei caratteristici orti galleggianti. I contadini creano vere e proprie isole formate da terreno paludoso e alghe, fissate al fondo del lago mediante pali di bambù. Il terreno così ottenuto è fertilissimo e, complice un clima mite durante tutto l'arco dell'anno, consente una produzione copiosa di pomodori e altri ortaggi. Le campagne nei dintorni del lago sono molto fertili e vi prosperano piccoli villaggi agricoli dediti alla coltivazione del riso, alimento base della popolazione birmana. Il riso è utilizzato anche per la produzione di una bevanda alcolica particolare, ottenuta dalla fermentazione del cereale mediante processo di bollitura e distillazione, ottenute mediante alambicchi particolari di terracotta e bambù. Lance a motore cariche di prodotti raggiungono i mercati e si affollano ai piccoli moli. I contadini dei dintorni sono già arrivati e mentre i placidi buoi si rifocillano, c'è tempo per incontrare vecchi amici, disporre le merci e iniziare le contrattazioni. L'ambiente umano è variegato e affascinante. Interessanti personaggi in abiti tradizionali si aggirano per il mercato e l'attenzione è divisa tra i colori e la varietà delle merci esposte. Si trova di tutto: pesce, frutta, ortaggi, spezie, carne, ma anche olio e medicinali. In una nazione ancora sospesa tra modernità e passato, non ci sorprende vedere esposti sullo stesso banco moderni medicinali e prodotti curativi classici della medicina tradizionale birmana. Il mercato offre anche la possibilità per un veloce taglio di capelli o l'occasione per farsi realizzare un abito su misura. Ci dirigiamo verso Iwama, dove si svolge il famoso mercato galleggiante. I canali del piccolo paese si trasformano in una animata piazza di mercato dove acquirenti e venditori si muovono, contrattano e scambiano merci e prodotti restando a bordo delle loro barche che, per l'occasione, diventano anche sala da pranzo. Il ricordo più bello del mercato resterà tuttavia il sorriso col quale questa ragazza ci offre i suoi prodotti. Numerose sono anche le attività artigianali dove si producono utensili e oggetti in ferro battuto, la cui peculiarità risiede nel fatto di essere sempre pezzi unici perché realizzati interamente a mano.
Molti sono anche i laboratori di oreficeria, dove nascono oggetti artistici come scatolette in argento e bellissimi gioielli. Si rivela interessante la visita ad un laboratorio di produzione di sigari chiamati Kerot. Le foglie di Tanak Pek vengono dapprima essiccate in forni molto particolari e poi passate alle addette alla confezione. Con l'aiuto di una bacchetta vengono arrotolate e quindi riempite di una miscela di tabacco. Nascono così, dall'abilità e pazienza di queste ragazze, i famosi sigari birmani. Puntiamo la prua della nostra barca verso il sud del lago per raggiungere il mercato di Indane, caratteristico perché è frequentato soprattutto dalle genti di etnia Pao. L'abito tradizionale delle donne appartenenti a questa etnia è di colore nero, con copricapo coloratissimi, spesso di colore arancio o rosso, molto particolari e molto belli a vedersi. Notiamo che i tratti somatici dei Pao differiscono leggermente rispetto al resto delle altre numerose etnie che abitano il Myanmar. A testimonianza del profondo senso religioso che anima il popolo birmano, fondamentalmente legato al credo buddista, il lago Inle e le sue sponde sono ricche di templi e luoghi di culto. Se ne contano oltre 100. Alcuni sono importanti monasteri, altri sono semplici luoghi di culto. Passeggiare tra l'allineamento di antichi stupa semisommersi dalla esuberante vegetazione esercita un grande fascino ricco di magia e senso del mistero. All'interno del tempio ci osservano sorridenti e compiaciute numerose statue del Buddha, raffigurate nelle tradizionali pose sacre. Presso ogni monastero vivono piccole comunità di monaci. Visitiamo curiosi gli alloggi semplici e funzionali, i pochi beni materiali sono accuratamente tenuti e ordinati, la ricchezza è soprattutto spirituale. Assistiamo al pranzo dei monaci e dei loro gatti, che partecipano molto interessati all'evento. Cibi semplici, riso e verdure conditi da un'atmosfera di pace e serenità. Ma il monastero senz'altro più sacro ed importante della zona è quello di Paung Dau Upaya. Al centro del monastero vi sono 5 antichissime statue del Buddha, interamente ricoperte di foglie d'oro, oggetto di profonda venerazione. L'atmosfera sacra è accentuata dalle preghiere che un fedele incessantemente recita. Alcuni quadri alle pareti narrano la leggenda della barca sacra. Molto tempo fa, durante la processione, la barca si rovesciò, precipitando le statue nelle acque del lago. Solo 4 statue furono recuperate. Miracolosamente la quinta venne ritrovata nel tempio. Da allora, solo 4 statue vengono portate in processione con apposite imbarcazioni a forma di Hamsa, animale sacro della mitologia indiana. La nostra breve visita al lago Inle volge al termine. L'atmosfera serena è fuori dal tempo, la pace e la serenità dei suoi abitanti lasciano nell'animo del visitatore un ricordo nostalgico di struggente bellezza. Non possiamo far altro che sperare che questo spettacolare arcobaleno sia un augurio per un futuro di pace e armonia per questo meraviglioso paese.